Ben arrivati al dopo partita, puntata numero 9. Per la prima volta da quando nasce questa trasmissione parleremo oggi di due vittorie e ci fa naturalmente piacere. Come sapete, seguiamo in questa trasmissione principalmente l'Imolese Calcio, serie di girone di calcio, e il basket Andrea Costa Imola, che arriva proprio dalla strepitosa vittoria nel derby, ma questo lo faremo nella seconda parte. Bentornato dopo una settimana di sosta Gigi Ravaglia. Ciao. Com'è andata? Stai bene? Tutto a posto? Bene, bene, sai. Un malarrino di stagione, bene, si dice così. Malarino, malarlino, sei stato sostituito di... pienamente. Infatti mi ha detto che vuoi ritornare. E vuol tornare, speriamo in più, non, ma sì, non in tua sostituzione all'ospite che c'era la settimana scorsa, che lo sai che l'ho scritto qua e in tutti i miei fogli, Angelo Dal Angelo Pozzo. No, perché è venuto anche Gerardo Resta la settimana dopo, sì, scorsa. Ma vi ho visto. C'hai visto? Sì, vi ho visto. Una puntata strepitosa con Ticchi. Ed è con noi invece anche il responsabile dell'area giovanile dell'Imolese, Marco Montanari, ben arrivato. E buonasera, parleremo oggi anche del settore giovanile. Innanzitutto i risultati con l'aiuto della grafica. Possiamo dare un'occhiata velocemente al girone D della serie D, alla quindicesima giornata, quella che si è svolta il 4 di dicembre, ma si gioca di nuovo l'8 di dicembre. I risultati li vedete in grafica. Ricordo che l'Imolese ha vinto 4-1 nel campo dell'Adriese, vittoria della Correggese 2-0, vittoria del Castelvetro nel campo dello Scandicci 3-2, pareggia dopo essere stato in vantaggio il Ravenna 3-3 con la Colligiana, vince la Ribelle nel campo del San Donato, vince nel campo, mettendo in difficoltà adesso, la Virtus Castelfranco, il Delta Rovigo, e naturalmente vince il Lentigione 1-2 nel campo del Poggi Bonsi. La nuova classifica, Lentigione in testa 28 con 3 punti di vantaggio su Delta Rovigo e Correggese 25, Imolese 24, Ribelle 23, via via scendere il 20 punti interessanti del Ravenna, in fondo, lo dicevo adesso, è la squadra emiliana della Virtus Castelfranco. Si torna in campo anche giovedì alle pomeriggio, dove l'Imolese andrà, ma ne parleremo dopo, nel campo del Lentigione. Allora Gigi, una vittoria senza storia, quella di Adria, 4-1, sì, partita in discesa. Sì, praticamente 6 minuti, il primo gol di Saporetti, la messa in discesa, poi è stato, diciamo, un monologo praticamente rosso-blu. Abbiamo ritrovato il miglior Ferretti, 2 gol. Su quei campi lui è sempre protagonista, perché è sempre stato protagonista su quei campi, lo temono molto e magari lui si gasa anche. Ambrosini si è confermato, 10 golettini in stagione per un giocatore che doveva essere il primo sostituto degli attaccanti, sono veramente tanti. Ferretti 9 gol, gli attaccanti tutto bene, ha debuttato anche, diciamo, l'altro attaccante che non si era ancora visto quest'anno. Il potenziale offensivo è, diciamo, importante, bisogna prendere pochi gol per vincere il campionato, è la ricetta giusta, prendere pochi gol e farne qualcuno in più dell'avversario. Giustissimo, allora dopo parleremo anche del settore giovanile per Montanari. Mentre scorrono le immagini, questo 4-1 possiamo vederle anche a schermo pieno, una partita a senso unico, una delle imolesi, diciamo, migliori della stagione, o effettivamente il campo, l'avversario non era il massimo? Allora, io oggi parlo da tifoso dell'Imolese, perché essendo il responsabile del settore giovanile, diciamo che le sorti della prima squadra mi interessano proprio da super tifoso. Noi eravamo quest'anno, adesso Gigi può dirlo, partiti molto bene, anche esprimendo un ottimo calcio. Abbiamo avuto un attimo di appannamento in queste ultime partite, sicuramente la partita di domenica ci può dare uno slancio importante in vista del big match che avremo giovedì. È un Imolese che crea tanto ultimamente, cioè siamo partiti molto bene con questo tipo di calcio propositivo. Ripeto, abbiamo avuto un mese in cui forse non eravamo brillanti, la partita di domenica speriamo possa riportarci a quelle che erano le nostre potenzialità iniziali. Gigi ha parlato di gol fatti, gol subiti, non è il miglior attacco e non è neanche la miglior difesa, dove bisogna lavorare di più adesso? L'equilibrio nel calcio è sempre la cosa più importante. Di solito però i campionati li vincono le squadre che subiscono meno. Esatto, noi la filosofia che abbiamo sposato quest'anno con la prima squadra, che poi a cascata investe tutto il settore giovanile, è una filosofia dove si vuole difendere attaccando, e a me piace molto, perché poi lo insegno nel settore giovanile, che è una grande scuola di vita. L'aver coraggio è importante. Nelle prime squadre non sempre
si vedono squadre così coraggiose, ci stiamo provando, è un calcio propositivo, quando si riesce a fare bene è anche molto molto piacevole, uno spettacolo gradevole. Gigi. Beh, dopo aver vinto 4-1 fuori casa si può anche fare, diciamo, polemica tra virgolette costruttiva. Molti dicono è un Imolese a trazione anteriore, appunto hai appunto detto vogliamo difendersi attaccando. Esatto. Il neo di quest'anno, se si può parlare di neo, era appunto il centrocampo. Non si faceva abbastanza quantità, qualità ce n'era in abbondanza, non si faceva abbastanza quantità. Possiamo correggere qualcosa, si può ancora ritoccare qualcosa, c'era qualche giocatore che doveva ottenere, ma si doveva raggiungere la miglior condizione, ecco, perché c'erano giocatori che hanno avuto problemi anche fisici che non avevano ancora raggiunto la miglior condizione. Ripeto, difficile entrare in questioni tecniche, non è neanche, diciamo, il mio campo e il mio compito. Sicuramente pratichiamo un calcio di un certo livello e difficile, che comunque richiede tempo per avere un certo tipo di riscontro, quindi diamo tempo e modo a tutti di esprimere le proprie potenzialità, anche perché secondo me la squadra dal direttore sportivo è stata costruita molto bene, c'è qualità e anche quantità. Ma Gigi, diamo tempo di lavorare. Sulla frase di Montanari mi viene in mente una battuta che non abbiamo ancora trattato. Non è che la squadra di Limonese è stata costruita così bene che forse si troverebbe meglio a fare delle Lega Pro già? Può essere. I dilettanti anche, sono particolari. Può essere. Sì, dilettanti c'è più agonismo, meno tecnica, mentre Limola ha tanta tecnica. È per quello che ti dico, il mio pallino è sempre stato Scalini davanti alla difesa, lasciamoglielo fin tanto che non abbia raggiunto le migliori condizioni, proprio perché Scalo magari non ha due piedini fatati, però ti garantisce tanta quantità. Scalini selvatico, ti butto là un nome, anche perché selvatico è sempre stato un mio pallino, l'ho seguito anche nel nostro girone quando non giocava con noi, è un giocatore che per me è molto importante. Non possono coesistere due giocatori così. Mi fai delle domande di lo tipo chiederemo tecnico. Poi al mister quando esatto, quando è importante. Io posso dire, allora, Scalini, questo lo dico perché l'ho avuto, io l'ho allenato quando era ragazzino, era un esordiente, lui è di Bubano, io ho cominciato nell'intercomunale, era una società che univa Solarolo, Bubano e Mordano, quindi ho avuto il piacere di allenarlo da piccolino, per cui ho una particolare passione nei suoi confronti. Tra l'altro in questi anni è cresciuto tantissimo facendo un percorso importante in società professionistiche. Una domanda di tipo tecnica a cui non posso rispondere, posso avere una mia opinione, ma non credo che... Te ne faccio un'altra, tanto non ci ascolta nessuno, il mister non ci ascolta. Ambrosini, Ferretti, Saporetti con l'aggiunta appunto di Olivieri, non è che siamo un po' sbilanciati in avanti, anche perché sei costretto a far giocare Saporetti, che è il 98, magari ci sono state delle penalizzazioni, abbiamo il 98 del centrocampo che è infortunato, l'altro 98 ha avuto dei problemini fisici anche lui, con tre attaccanti più un giocatore portato. Domenica ha portato bene però, appunto, questo tipo di però impostazione. Giovedì prossimo andiamo a far visita alla capolista. Le partite poi fanno sempre storia a sé, è vero, io vedo che tutte le volte che riusciamo a passare in vantaggio le squadre poi avversarie si devono sbilanciare. Col potenziale che abbiamo poi possiamo far male. Ripeto, sono questioni tecniche che un responsabile di settore giovanile secondo martedì, me non deve... Martedì è un altro ragazzino, sì, che lo esatto. Conosce molto bene. È già pronto per la prima squadra? Beh, tutte le volte che è entrato ha fatto molto bene. È appunto per quello. Cioè, martedì o Sanna mi sono sembrati più o meno... Nella logica della gestione dei fuori quota non è poi sempre così semplice fare le scelte. Potendo giocare martedì avresti una bella boccata d'ossigeno anche in realtà, anche perché magari avrebbe più possibilità anche Tato. Comunque la gestione del mister fino adesso della prima squadra è stata una gestione che ha coinvolto tutti, quindi... Sì, per quello dà spazio a tutti, esatto, guarda chi merita e non guardi in faccia a nessuno. Quindi da questo punto di vista qui secondo me... meglio del mister e dello staff tecnico che ha in mano la squadra. Io posso solamente vedere e cercare di fare il tifoso. Tuoi ragazzini, 98-99, chi è già pronto? Allora, da quel lato lì sono molto contento. Innanzitutto ricordiamo che Carboni e Stanziani, 2-98 che sono in rosa, vengono dal nostro settore giovanile. In più il mister a inizio dell'anno
vedendo la nostra juniores, vedendo i nostri 99 nella costruzione della rosa insieme a Ghinassi, ha fermato l'acquisto di altri 98 perché i nostri 99 hanno dei valori tecnici importanti. Tra l'altro, tre hanno già esordito in una squadra che punta in alto, quindi questo è un valore aggiunto per chi fa il mio mestiere. Pertanto non c'è bisogno di ricorrere al mercato magari. Queste sono dinamiche che non conosco. Sì. Però la rosa è ampia, adesso no. vuoi comprare altre persone. No, cioè ad esempio un ragazzo è stato tagliato per un infortunio, pertanto se c'è bisogno di rimpiazzarlo, era un difensore fuori quota che al momento non ce l'hai. Ecco. Parliamo invece, che poi lo ha già accennato Gigi, del settore giovanile. Globalmente come stanno andando le squadre nelle varie categorie? Allora, globalmente le cose vanno molto bene adesso noi. Che poi i risultati bisogna guardarli e non guardarli. Esatto, vero? I risultati vanno. Io lo dico sempre, però c'è chi vuol vincere il campionato. Con un altro occhio, nel senso che comunque come struttura, noi adesso siamo nei dilettanti, però come struttura di settore giovanile non tanto perché si hanno risultati importanti, ma bensì per gli investimenti che sono stati fatti, per il personale che segue appunto tutte queste squadre, diciamo che siamo dei professionisti in questo senso. E la volontà appunto è quella di migliorare tutti gli anni, ma fare in modo che più ragazzi possibili possano approdare in prima squadra. Detto che l'anno scorso nei giovanissimi abbiamo dato 8 giocatori alle squadre professionistiche, quindi questo è un altro vanto per il nostro settore giovanile. Non pubblicizziamo tanto perché secondo me è giusto più che altro lavorare. Quanto è importante il bacino del territorio, considerando che Imola ha la Romagna con una Cesena importante a livello professionistico e Bologna appiccicato con un altro importante settore giovanile e la squadra in Serie A. Allora, in realtà come logistica strategisticamente siamo in una posizione ottima perché comunque siamo a metà strada. Quasi. Sì. Siamo quasi a metà strada. Perché Cesena arriva abbondantemente fino a Faenza per esatto. prendere il settore giovanile. Però ci stanno rispettando col lavoro, riusciamo a ad avere squadre nell'attività di base importanti, riusciamo a fare reclutamento e questo ci viene riconosciuto da tutte e due le società. Ci rispettano poi giustamente, non essendo noi professionisti, avendo qualità nei ragazzini, è giusto che a una certa età i ragazzi vadano dove meritano per fare esperienze che i loro mezzi tecnici gli permettano di fare. La proprietà ci crede, lo dimostra con i fatti, perché la proprietà ha fatto ci crede, esatto. un investimento importante, cioè abbiamo un centro là che è veramente una macchina. Ma oltre a quello, io che vivo tutti i giorni il centro, proprio si vede quanto ci tiene la società per la forza lavoro che mi mette a disposizione. Cioè abbiamo veramente uno staff di tecnici, di persone che curano il centro veramente importante. Poi palestre, addirittura il bar, palestra, ristorante. Bar, ristorante, esatto. Quante persone gravitano, quanti bambini gravitano nel settore giovanile? Allora, noi abbiamo 350 tesserati, in più grazie al lavoro dei miei collaboratori, perché io adesso sono qui a parlare, ma in realtà la bravura è dei tecnici, di chi mi dà una mano. Io ho un responsabile scouting che ha creato anche un'area di affiliate, abbiamo 18 società affiliate che collaborano con noi. Che vanno dall'Emilia Romagna? Allora, sono quasi tutte le realtà di Imola, arriviamo fino anche a Ravenna, c'è una società di Ravenna, arriviamo anche a tre società di Bologna, Open, Siepelunga, Murri, quindi ci stiamo allargando. E sono migliorati anche i rapporti con le nostre società? Certo, no, collaboriamo, esatto, c'è la volontà di fare un certo tipo di lavoro col territorio, nel territorio e per il territorio, ecco, questa è la volontà. Chiedi tu a Marco, perché altrimenti dico che sono palinato, quando vedremo tanti ragazzini a tifare anche la domenica? Obbligatoriamente. Ragione, questa è la domanda qui Gigi l'ha fatta la prima puntata e la fa, la seconda, siamo alla nona, è mancato una volta. Ha ragione, ci stiamo attivando, solo che le cose non è che arrivano per caso e soprattutto tutte subito. Già il giorno della sfilata del settore giovanile abbiamo riempito lo stadio ed è stato bellissimo. E ha dato anche una bella mano. È dato anche quei una bella mano. Quei 10 minuti finali, esatto, con la Correggese.
se non c'erano i ragazzini a urlare, poteva finire anche in un altro modo. È vero. Ci stiamo attivando, tutte le domeniche si cerca di fare qualche cosa per attirare pubblico, per attirare i ragazzini. In più, ecco, la proprietà mi sta anche cercando di dare una mano con persone da inserire proprio per studiare e fare in modo di trovare quelle che sono le chiavi per entrare nella città, nei ragazzini, in tutto. Quindi c'è la volontà. Noi abbiamo una tifoseria vecchiotta, datata, c'è poco da fare. E quel giorno lì ho visto gente di 70 anni che urlavano, in piedi sulla sedia, che incitavano la squadra. C'è stato entusiasmo, è vero. Poi torniamo ai prossimi turni perché il tempo stringe. C'è un giornalista bravissimo del Corriere di Romagna che ha ospitato una trasmissione qualche anno fa, si chiama Fabio Benaglia, che ha scritto: "Mio figlio è un fenomeno. Amorevoli disastri dei genitori nello sport giovanile". Non so se l'avete letto, Gigi, no, secondo me l'ha letto. Due o tre aneddoti di quel libro le ho letto. Ecco, la sintesi divertente. Riusciamo a spiegare ai genitori che è un gioco quello del calcio, che non c'è non bisogno di fare... rovinare loro i figli soprattutto. Ecco. Riesce Limolese a farlo? ci proviamo, anche perché cerco sempre di spiegare ai genitori che questa è veramente la più grande scuola di vita che c'è, per un semplice motivo: la scuola comunque ti dà delle regole, però è pesante. Il genitore ti dà le regole e ogni tanto ti entra da un orecchio e ti esce dall'altro. In realtà il calcio ti dà tante regole, però lo fai divertendoti. Quindi quelle regole che ti danno gli altri, quando te le dà il tuo mister, il tuo allenatore, l'ambiente del calcio, le assorbi in maniera diversa. Quindi invito i genitori a crederci a questa Voi cosa. Voi ci credete che non conta il risultato, almeno negli allievi, negli juniores inizierà a contare, ma nei giovanissimi no. È difficile farlo passare, però ci proviamo. E ci proviamo con quella filosofia che dicevo prima. La volontà di praticare un calcio coraggioso, io lo chiamo, perché il coraggio, prendendolo nel calcio, poi te lo riporterai anche nella vita. Gigi, prossimo turno, l'8 di dicembre, che è giovedì. C'è oltre a un Delta Rovigo Ravenna interessantissima. E speriamo che il Ravenna si dia una mossettina, recuperi i due punti che ha perso stavolta. Perché il mister ha detto occhio soprattutto al Delta Rovigo. Io l'avevo detto in tempi non sospetti, quando erano abbastanza laggiù. Ho detto è meglio tenerli lontani e purtroppo li abbiamo fatti rientrare. Lentigione Molese. E poi Limolese in casa domenica prossima contro il Castelvetro, squadra da tenere sotto controllo, sì, anche perché questo, un bel attacco, ha vinto nel campo dello Scandicci in Toscana 3-2. Soprattutto fuori casa è una squadra temibile, squadre che magari concedono qualcosa in casa ma fuori casa sono appunto da prendere con le molle. Capolista, se è là vuol dire che ha i valori, tanti mi dicono non può durare, però al momento è durata, non ha una rosa ampia, non ha una grande panchina, però gli 11 buoni da mandare in campo, lo dicono i risultati, ci sono. Ci aspetteranno col fucile puntato, perché logicamente vincere con l'Imola, vinci con una delle squadre migliori del campionato, contano doppio i punti in palio, non bisogna soprattutto perdere, perché 4 punti meno andare a 7 sarebbe problematico, non impossibile recuperarli, ma problematico recuperarli. Chi ha meno responsabilità nel decidere la squadra si fa le sue tabelline, quella qui la vinciamo, qui la pareggiamo. Da tifoso? Sì. Sì, certo. Da tifoso, sì. No, almeno qualcuno che lo ammette, no? Da tifoso, certo. Che i giornalisti ogni tanto lo fanno, Gigi, noi lo facciamo, questa sì, bisogna sì, vincere, sì, beh, questa almeno bisogna portare a casa un pareggio. Nel basket Ranuzzi qui ha detto abbiamo 3 gare, ne dobbiamo portare a casa 2, ci è riuscito straordinariamente, sicuramente con una grande impresa. Poi ne parliamo. Ci sono 3 partite importanti che diranno chi siamo, ecco, insomma. Però ci arriviamo in una condizione accettabile, diciamo che abbiamo passato un novembre un po' così, dove si poteva fare senz'altro qualcosina di meglio, adesso l'organico c'è. Anche la condizione mentale, secondo me, è importante, che la squadra ci creda. Ieri sera ho visto Tato, era a tifare appunto Andrea Costa, anche lui è venuto e mi ha detto ci siamo, perciò la squadra
la squadra ci crede. Siamo in chiusura nell'altro girone, l'Alfonsine, non so se abbiamo la grafica da far vedere al volo, l'Alfonsine ha pareggiato 0-0 con la Vastese, girone F, il San Marino ha pareggiato il derby con la San Maurese 0-0, perde ancora il Romagna Centro in casa con la Fermana 0-2, mi pare che avesse rallentato un attimo la corsa anche il Matelica, sì, infatti sì. A Pesaro ha fatto 1-1, Matelica 30, San Nicolò e 29, la Vastese che ha pareggiato comunque l'Alfonsine è a 28 insieme alla Fermana, quindi grande equilibrio, la San Maurese sta benino a quota 21, il San Marino è un po' più in giù a 17, ancora più in basso a 14 il Romagna Centro e a 13 l'Alfonsine che se la gioca, se la giocano naturalmente tutti per la salvezza. Per quello che riguarda il calcio a 5, al volo se riesco ad aprire la pagina vi leggo, altrimenti il nostro tempo a disposizione è quasi terminato, ve lo leggo la prossima volta. Posso dire che Limolese ha pareggiato, ha fatto mi pare 5-5, vado a e memoria. Vinceva 5-2. Questo lo sai te? Sì. Complimenti, l'hai vista? No, non l'ho vista, però so che vinceva 5-2. 5-5 con il Trento, mentre ha perso il Forlì nel campo del Vicenza, il Chiuppano ha vinto a Belluno contro i Canottieri, il Favenzia ha vinto 8-3, uno scontro molto importante con il Fenice Venezia Mestre, la classifica vede il Chiuppano 28, Villorba 25, Favenzia e Venezia Mestre 22, a scendere il Forlì 15, Limolese e a 8 punti, considerando la squadra giovane, non è messa benissimo, è nella parte bassa, però comunque sta lottando. Ti ho mandato una foto. Sì, non è che infatti volevo arrivare, non so se abbiamo fatto in tempo a caricarla. Però se non la carichiamo lo salutiamo. Possiamo dirlo, dillo tu. Niente, è Riccardo Musconi, parliamo di eccellenze, è un ingegnere italiano, un giovanissimo ingegnere italiano, abita a Fontanelice, mio paese natale, ci tengo a dirlo, il figlio di Atos e Donatella che saluto, Atos ha giocato con me a pallone quando eravamo ragazzini, magari ti porto una foto quando eravamo veramente giovani, è l'ingegnere capo della McLaren, ha vinto il mondiale con tutti e due i piloti, mi ha mandato appunto delle foto da Dubai, l'ultima dove hanno vinto l'ennesimo mondiale, l'avevo consigliato alla Ferrari, se fosse rimasto magari Stefano Domenicali probabilmente la Ferrari ci avrebbe fatto un pensierino, anche forse più di un pensierino. Parliamo di eccellenze, parliamo di giovani, questo è un giovane ingegnere che è diventato importante all'estero e bisogna fare l'applauso a questi ragazzi. Ed è giusto, anche perché questa è una trasmissione sportiva e più che altro una trasmissione che parte dalla Romagna. Ti avevo dove mandato ci una foto con Maldini. Sì, sì, con io l'ho visto con Paolo Maldini, l'ho girata subito alla regia, ma sì, oggi sì. È una giornata abbastanza complicata, vedere. Lo facciamo vedere la prossima volta. Volevo solo dire che è una terra di motore, una terra sì, di eccellenze, sì. Perché c'è Domenicali, c'è Gresini, c'è Giancarlo Minardi, certo. E ci sono anche queste persone un po' dietro le quinte, ma che fanno vincere i mondiali. È l'ingegnere capo, non è l'ingegnerucolo lì così. Appunto. Grazie a Marco Montanari per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto il settore giovanile dell'Imolese, ci vediamo tra poco, grazie a Gigi Aravaglia, con noi ci vediamo lunedì prossimo, non andate via perché adesso c'è la parte della pallacanestro. Ciao. Seconda parte dedicata alla pallacanestro del dopo partita e con soddisfazione, perché è la prima volta che capitano due vittorie, con soddisfazione che parleremo oggi di Andrea Costa che ha vinto uno strepitoso derby contro la Fortitudo Bologna. Sono con noi Travis Gone, ben arrivato, e con lui l'allenatore in seconda Mauro Zappi e per il sabato sera il giornalista Paolo Bernardi, grazie Paolo per essere venuto qui. Una strepitosa partita, l'ho vista anch'io questa volta, perché non sempre riesco a vedere le partite, ma quella di ieri è stata veramente bella. Poi quindi adesso te lo impongono di vederle tutte probabilmente, segnatelo, perché la scaramanzia, beh, una gran partita, un derby importante, Imola ha giocato forse la migliore partita, io mi sono preso lo score e poi dopo magari lo chiediamo anche a Mauro se secondo lui è la miglior partita dell'anno, sicuramente una partita con grande applicazione difensiva, con molta determinazione, mi è sembrata veramente una squadra che ha ritrovato, e qui poi innesto un discorso che faremo più avanti, forse ha ritrovato quel filo che aveva smarrito dallo scorso anno. Adesso approfittiamo anche di Mauro. Partiamo da Mauro con questo filo ritrovato. Sì, buonasera. Sicuramente è stata
per quello che riguarda quest'anno, la miglior partita giocata, ma non tanto per la vittoria, che chiaramente è importante. Certo. È ovvio per noi, è ovvio per la gente che viene al palazzetto, i due punti sono importanti. È stata importante, come dici tu, perché c'è stato, hai usato le parole giuste, secondo me, un filo conduttore con quello che era l'anno scorso, cioè un grande spirito che aveva questa squadra, una grande determinazione, una voglia di combattere su tutti i palloni e di volere portare a casa la partita a tutti i costi, qualsiasi cosa succedesse. È vero, abbiamo cominciato la stagione non benissimo, non abbiamo mollato di un centimetro, i ragazzi non hanno mollato di un centimetro durante questi mesi, ci piace pensare che siamo arrivati e qualche avvisaglia c'era stata con la vittoria di Udine e con la partita giocata bene, seppur persa di Treviso, che siamo arrivati a trovare un attimino la quadratura del cerchio nella speranza di poter partire bene. Io coinvolgerei subito Intanto partiamo con un pallone di calcio, ne parlavamo un attimo prima di entrare in onda. Lui ha anche un passato da giocatore di di soccer? Meglio di soccer o meglio di basket? La metti in italiano. Ok, lui è un americano importante perché fa tante cose. Pur non essendo molto alto, piglia un po' di rimbalzi, fa assist, fa punti, non eccelle in niente e riesce comunque a dare prestazioni abbastanza importanti. Si ritrova in questa descrizione? For me, I think that helps diversify me as a player. You don't want to be one dimensional. If I can only score, if the team stops me from scoring, then I can't do anything else for the team. So lo facciamo tradurre perché a casa. Sì. Sì, lui dice che si ritrova molto, nel senso che pensa che non sia importante essere monodimensionale nel gioco della pallacanestro, del gioco di squadra. Gli piace saper fare un po' tutto, gli piace saper segnare quando è necessario per la squadra, ma anche mettere in ritmo i compagni nel momento in cui ci fosse qualcuno che è in partita più di lui o per la quale la squadra necessita. I think being a triple threat is more vital to the team. Like you said, points, assists, rebounds. So I'm not just limited to doing one thing. So I can help the team in three ways, or maybe even four, depending on the situation in the game. But I'm just here to help the team win and get to where we have, get to the goals that we have set for our team this season. Sì, dice che le tre voci importanti nella pallacanestro per lui sono i punti, gli assist e i rimbalzi, e sta provando a fare questo e ad essere completo in queste tre voci per aiutare la squadra, oltre chiaramente con una quarta che può essere la difesa, per esempio. Okay. E gli piace, vuole fare queste cose per aiutare il più possibile la squadra e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Volevo proprio chiederti questo, lo chiedo prima a te poi a lui, sulla difesa, quanto avete lavorato con Travis e come sta andando? Perché insomma anche in questo senso, e la partita di ieri, non solo sua ovviamente, di tutta la squadra, ha dimostrato che la difesa è tornata ad essere un punto di riferimento delle vostre caratteristiche. Sì, ci abbiamo lavorato molto, nel senso che il nostro sistema di gioco vogliamo che sia improntato su una difesa forte per poter giocare in contropiede, per poter correre. Siamo una squadra che ha le caratteristiche per poterlo fare. Abbiamo lavorato tanto con Travis, ma anche con i suoi compagni, chiaramente, soprattutto sulla comunicazione, sull'aiutarsi reciprocamente, ed era una delle cose che ti dicevo prima. Magari siamo partiti con qualcosina da migliorare nelle ultime settimane, col frutto del loro lavoro in palestra, siamo arrivati ad essere più concreti anche in quella fase del gioco lì, e credo che ieri sera sia stata un po' lo specchio di questo. Ma lui come difensore non vi arrivava molto quotato, insomma, oppure ci puntavate? No, anche in questo lui momento. Arrivava come un giocatore solido e lo sta dimostrando. Ha bisogno di riacquisire concentrazione durante la partita, questo lui lo sa. È un giocatore esperto, un giocatore furbo, quindi sapevamo che ci poteva dare una mano anche in difesa, ed è stato preso per quelle caratteristiche proprio che dicevamo prima della globalità del suo gioco. Ma gli piace difendere? You like play defense? Yeah, if it's gonna help us win, yeah, I'm all for it. Okay. Se serve a vincere, va bene tutto. Io invece volevo capire se la partita di ieri, secondo Travis, è la dimostrazione di quello che è oggi Imola, cioè la vera Imola è quella di ieri, o ieri Imola ha giocato sopra a quello che può dare? Yes, if the game of yesterday is a real team, a real Imola, or
yesterday because it's a special game for one night? I think yesterday was what we could, well, is what we could have been doing the whole season. But I think once you get a new team together, it takes time for everything to, I guess, get on the same path. And now we work hard every day in practice. Those guys put in blood, sweat, and tears. So I think what y'all saw last night is what we're going to give y'all the rest of the season, because we all have one goal, and that's to win as many ball games as possible for the team of Imola. So you'll see a lot more of that in the near future. Sì, no, lui dice assolutamente che non è stato un caso la partita di ieri, è un po' quello che dicevo io prima, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, abbiamo costruito una squadra nuova, abbiamo giocatori nuovi, alcuni giovani, serviva, necessitava tempo, ma lui pensa che assolutamente la partita di ieri possa essere lo specchio di quello che sarà la nostra stagione di qui in futuro per raggiungere gli obiettivi che abbiamo. C'è una caratteristica, e arriviamo forse al punto più controverso anche rispetto a quello di cui si discuteva ieri al palazzetto a bordo campo mentre voi eravate impegnati a vincere. Sicuramente avete cambiato l'assetto di questa squadra, l'arrivo di Ubalek cambia, cambia la struttura, la conformazione, la morfologia verrebbe da dire. Ecco, questo quanto, secondo Travis in questo caso, quanto può avere inciso? Gli ha semplificato la vita, gliel'ha complicata? For you, it's easier now with the new team, with number 4, real number 4 like Giri. Yeah, con un reale numero 4, esatto. Instead of Alex would play number 3. I think so, as far as from a defensive standpoint, when guards come off the ball screen and attack the paint, Giri is what, 16? Yeah. So he's really long, so he's gonna change the shot up of the guards, and then when the rebound goes up, they all can tip it, but I'm gonna get it. So he definitely helps him, Maggio, Jacopo. I think is great now because we have people that can actually rebound and cause a lot of confusion in the paint. So yeah, I think it's a great help. Sì, lui pensa che l'arrivo di Giri ci abbia aiutato soprattutto nella fase difensiva, perché chiaramente Ubalek è un giocatore molto alto, è un giocatore che insieme a Maggio, Oli e a Borra chiaramente occupa dello spazio in mezzo all'area, prendendo rimbalzi, aiutando i compagni, le guardie in difesa, facendo cambiare le parabole dei tiri, quindi sicuramente secondo Travis ci ha dato una mano nella quadratura del cerchio. Ma nella vostra visione, parlo dello staff tecnico, non è un po', come dire, la sconfessione rispetto a un'idea che c'era ad inizio anno di una squadra con due americani piccoli e con invece una compagnia di lunghi italiani solamente? Questa domanda qui era prevista ed è stata fatta anche da Gerardo Resta a Ticchi la settimana scorsa. È ovvio. Vediamo se sono allineati. No, siamo allineati nel senso che non sconfessiamo assolutamente le scelte che abbiamo fatto. Noi eravamo e siamo tuttora convinti che la struttura della squadra fosse buona. Nel corso della stagione si sono verificate le condizioni per cui chiaramente la squadra necessitava di un qualcosa. Un qualcosa si è presentato con la presenza di Giri, quindi Ubalek, chiaramente abbiamo cambiato anche la struttura della squadra per volerci un pochettino, come ha detto il coach due settimane fa direi in trasmissione, per volersi tutelare dall'infortunio di Jacopo Borra, che nella prima parte della stagione si è massacrato. Con Borra in condizioni dall'inizio, con questa compagine di oggi, probabilmente l'Andrea Costa avrebbe avuto 4 punti in più? Ma probabilmente forse ci bastava avere Jacopo in forma fin dall'inizio e senza conformazione della squadra diversa. Io credo che l'assenza di Jacopo, al di là di tutto, non ci piace trovare alibi, sinceramente proviamo a non trovarli mai. L'assenza di Jacopo però non possiamo non dire che non abbia inciso la sua assenza nell'inizio del campionato. Facciamo un passo indietro, guardiamo con l'aiuto della grafica cos'è accaduto nella domenica, che non abbiamo visto i risultati, li dovreste conoscere già tutti immagino, però questa è la tabella che ci ha preparato la regia. 74-67 il risultato di Imola
contro la Fortitudo Bologna, perde Forlì a Verona, perde Ravenna nel difficile campo di Treviso, vince la Virtus a Recanati e se non erro vince anche Iesi contro Ferrara, altra partita interessante, e vince anche Roseto contro Chieti, poi vabbè c'erano anche altri risultati. La classifica con una partita in più, Treviso è a 18 punti, la Virtus 16, Roseto 14, a 12 gruppetto con Trieste, Ravenna, Mantova e la Fortitudo, a 10 Piacenza, a 8 altro gruppetto con l'Andrea Costa Imola che ha una partita in più, quella già giocata a Treviso, dove però l'Andrea Costa, adesso lo chiedo a Paolo, ha giocato bene e in vista del derby che ci sarà dopo il turno infrasettimanale di giovedì 8, domenica prossima con Ravenna, perché Imola ha vinto Udine, ma ha giocato bene anche a Treviso prima di questa grande... Io credo che non... anche lì è stato il momento del ritorno, dell'inizio meglio, del ritorno all'antico, ovvero di aver ritrovato anche una struttura con un 4 con Ubalek, e questo ha dato un equilibrio più compatto alla squadra, lo ha detto bene in precedenza anche Mauro. Io penso che Imola comunque stia trovando anche un po' più di continuità, magari anche si sta togliendo la scimmia da addosso, questa è un'espressione che mi aveva confidato Patrizio Prato in un incontro che abbiamo fatto, poi sarà interessante vedere quello che racconteremo poi su sabato sera di questo incontro un po' particolare, in cui in realtà non abbiamo parlato tanto di basket, abbiamo parlato di Argentina perché c'erano lui, e mi unisco al calcio in precedenza, calcio, certo, ovviamente, e Ferretti, e quindi avevamo un'occasione, ma di questo ne parleremo. Ecco, il togliersi la scimmia da addosso, io credo che questo ieri sia stato forse il momento in cui non l'avete solo tolta di dosso, ma l'avete anche proprio messa un po' lontana, un po' ai margini, perché la partita di ieri ha detto che siete una squadra tosta. Solo una nota, la situazione falli ieri nei lunghi iniziava a un certo punto a diventare anche un po' critica, perché Maggioli ne aveva 4, Ubalek 4, e quindi io credo che proprio questa mentalità, questa forza si sia vista, così come ci sia stato... Tanto la regia ci ha fatto subito vedere Prato, visto che l'hai citato, vai sì, sì, così come penso che ci sia stato, ci sono alcune immagini che ti porti dietro dalle partite, almeno questo è quello che faccio io, e il canestro da te di Preti, oltre a essere qualcosa che insomma non è frequente, ma Jacopo insomma non è che li dobbiamo chiedere necessariamente a lui, però dimostra che la squadra è entrata lì e ci crede, lui ha tirato senza problemi, come hanno fatto gli altri, come hanno fatto Tassinari, come hanno fatto tutti, c'è stato un apporto complessivo. C'è un'altra cosa che vorrei chiedere a Trevis. Trevis ha spiegato giustamente prima che lui ama partecipare e preferisce vincere a non segnare 30 punti. Ci sono due cose che mi interessano. La prima, il suo minutaggio lo soddisfa e è cambiato, questo lo chiedo a te, non è cambiato tanto anche da quando Norfleet non è più nelle rotazioni? No, mi sembra che sia rimasto uguale. È un minutaggio importante, però è un minutaggio che insomma da un americano ti aspetti sempre che stia dentro 40 qualcosa minuti, di più, qualcosa di 40 più. Minuti. You like or you want to play more? Do I want to play more? Yeah. I love playing. Questo è chiaro, ovviamente ama giocare. Ama giocare, giocare per 40 più giocare, più contento. An overtime is your. Yeah, I love it. E l'altra cosa, ieri c'è stata un'altra cosa, sempre parlando di immagini, però è finito quando è finita la partita, e ho visto uscire lui e Brandon insieme. Come sta vivendo Brandon Norfleet in questo momento la sua situazione di giocatore che rimane ovviamente per ragioni contrattuali ai margini? It's not really a word I can say for Brandon. If it's one word to describe him, it's determined. I know a lot of players that have been in that same situation would definitely not react the same way, and he has a positive attitude. He's a great person, great work ethic. He's fearless, man. I can't say anything bad about him. Maybe on paper his stats don't show his best performance, but right here, it's this big. Like, he's just a great player, a great guy. That's pretty much it. I mean, he's just fearless. Sì, lui dice che non ci sono tante parole per descrivere Brandon, se non una, che è determinato.
ha visto tanti giocatori nelle condizioni di Brandon stare ai margini e mollare, invece Brandon ci sta dando tanto anche durante la settimana, ci sta aiutando, gioca con grande cuore, magari le statistiche non hanno mostrato tutto quello che lui poteva fare, anche chiaramente per colpa delle sconfitte, però non possiamo dire nulla, non può dire nulla su Brandon. Io se posso solamente ringraziarlo a nome di tutti, perché sinceramente è difficile trovare giocatori, persone prima di tutto come Brandon. Brandon vive una situazione difficile, è il primo purtroppo a soffrire di questa situazione o aver sofferto per quello che magari non è riuscito a dare, però sta venendo in palestra dal 18 d'agosto che è con noi con la stessa determinazione, e queste vittorie sono, anche se è fuori, anche merito suo. Chiedo una cosa portandomi sul campionato. Voi ieri avete battuto la Fortitudo, avete già giocato con l'altra squadra di Bologna e avete giocato con Treviso. Quindi, come dire, abbiamo il terzetto forse delle tre squadre più quotate, più valutate per vincere. Che impressione gli hanno fatto e se le può mettere in confronto? Bologna, Fortitudo, Bologna, Treviso. I really can't say who's better. For me, they're tough teams, but I think we're a tough team also. Each one of those three teams, every day, they put their shorts on, they put their shirts on, just like we do. So I don't really separate it who's the best team. I think at the end of the day, it's the team with the biggest heart. So the games that we play, the games that we win, obviously is from the heart. So whenever we match up against these teams, when we're ready, when we have the great leadership in Chachi, and then when coach has a game plan set for us, and once we're locked in and we're focused, I don't think there's any team that can beat us. We're our own worst enemy, and if we can focus for 40 minutes, then the sky's the limit. I really think we can make a great push this season. So from my end, it's just to work hard and to lead by example. Sì, lui dice che chiaramente sono tre squadre forti, gli hanno fatto una buona impressione, però lui non riesce a distinguere quale sia delle tre le più forti e soprattutto cosa possono avere di così tanto più forti rispetto a noi, nel senso che come noi loro si mettono pantaloncini e magliette tutti i giorni e secondo lui la differenza la fa il cuore col quale si va in campo e l'aggressività con la quale si gioca, e giocando con queste caratteristiche lui ritiene che noi possiamo battere tutti come abbiamo fatto ieri con Bologna. E ha usato un'espressione che loro amano usare: sky is the limit, il cielo è il nostro limite, per cui vuole intendere continuare. Una nota sul pubblico, chiedo a Travis, ieri ha fatto un effetto molto importante, perché 1.500-1.600 persone pro Imola nelle 2.000 stipate al Palaruggi. Quanto è importante per voi e come ti sembra il pubblico italiano? For me, for my career, this playing in Italy has been the most exciting scenery I've been a part of. The fans are really loyal. Whether we win or we lose, our fans are always there cheering us on, and it's only right that we give them everything that we have every night, because they're spending their time, they're spending their money away from their kids and their family to come support us. So it's only right that we return the favor. It's great here. I wouldn't mind playing here again, but it's great here. Dice che la cosa è molto eccitante giocare in Italia per lui, perché soprattutto giocare per i nostri tifosi che veramente nelle vittorie e nelle sconfitte ci hanno seguito anche in trasferta, ovunque, ed è molto bello e molto soddisfatto della scelta che ha fatto. Vai Paolo, perché dopo abbiamo l'ultima battuta sui prossimi turni. Allora vorrei andare su qualcosa ancora di personale. La sua esperienza in Italia, lui arriva da altre nazioni, da altri campionati. Non tanto l'esperienza da giocatore, o meglio, non solo l'esperienza da giocatore, come la valuta l'esperienza anche umana che sta vivendo qui in Italia? Yes, about your personal experience in Italy. I personally love it because I love pasta. So anche questo è chiaro, la pasta. Questa era Italy facile. Is perfecto for me. So I like it. I mean, I've been all over the world. Blessed to see a bunch of countries, but Italy is definitely great. People are friendly. Haven't had any bad or negative energy coming from anybody. It's just a great place.
La pasta l'avete capito ovviamente che gli piace, no, dice che è un'esperienza molto positiva perché le persone sono socievoli, molto soddisfatto, è il miglior posto dove è stato nella sua carriera. Prossimo turno, domenica 11, si sa la prevendita da domani, martedì 6, mercoledì 7, venerdì 9, perché l'8 è festa, c'è il turno settimanale dove l'Andrea Costa ha già giocato, lo fanno gli altri. C'è l'ora sì Ravenna, derby appassionante, fra l'altro in 15 giorni ci sono due derby, in mezzo c'è Piacenza, poi si va a Forlì. Per Paolo, qui è venuto, poi lo chiediamo loro, è venuto Alex Ranuzzi, ha detto ci sono tre partite importanti, Udine, Treviso e Bologna, ne vogliamo vincere almeno due, Ranuzzi ha azzeccato. Te cosa dici? Due derby e Piacenza, se possono portare a casa altre due partite o addirittura tre? Faccio melina per parlare di calcio, allora cito Piero Petrini che invece la scorsa settimana su sabato sera ha indicato un periodo ancora più lungo perché giocherete un sacco di partite in casa e comunque vicino e partite delicate e comunque partite importanti anche nell'equilibrio della stagione, indirizzare la seconda parte della stagione verso un punto o un altro, verso un obiettivo o un altro. Io credo che la partita di ieri abbia detto che loro possono giocare un campionato non anonimo e nemmeno così sul limite del pericolo. Io credo che possano riuscire bene, poi ogni partita fa storia, se però ripeto la vittoria di ieri per come è maturata, per come è arrivata, ha fatto vedere qualcosa di diverso nella testa anche dei giocatori. Chi l'ha vista si è divertito, secondo me. Poi il mio parere personale, anche noi no, lo chiedo meno, a entrambi, meno altri. Guardiamo fino a Natale, quindi fino a Natale sono i due derby, Forlì, che poi è un derby anche Piacenza, Emiliano Romagnolo, Forlì, Ravenna, Piacenza e Forlì. Cosa si può portare a casa per entrambi? What do I think we can do? Yeah. I honestly think we can win all three games. We just have to be focused. Basketball is a game of ups and downs. So there are going to be times where we're losing or we're trailing behind. There's going to be times where we're winning. And it's the hardest for us, it's the hardest to stay focused when we're already up. So we have to, I think that's what we're working on in practice now. Once we have levelment, it's importante to keep that for the team. Sì, io ho capito, però ha fatto un po' melina. Sì, no, lui dice che possiamo vincere tutte e tre le partite a patto che continuiamo su questa strada, a patto che in allenamento manteniamo un livello medio-alto come stiamo facendo ora, se no chiaramente tornare indietro un attimo, questo come può capitare a tutti. Io la penso come lui, nel senso che sarà un mese importante o tre partite importanti chiaramente sia per la portata degli avversari o sia per quello che vorrà dire per noi, saranno squadre toste, ne avremo due in casa parlando di queste tre e sappiamo bene quanto sia importante per noi giocare in casa, quanto la nostra gente ci aiuti a giocare in casa. Io credo, non è melina, però giustamente se noi capiamo di poter continuare su questa strada che abbiamo intrapreso, credo che ci possiamo divertire. Ci fermiamo qui, dico solo che se c'era Alex Ranuzzi avrebbe detto le portiamo a casa tutte e tre. Perché so che poi glielo chiediamo, indaghiamo lunedì prossimo dopo il derby contro Ravenna, se ne parla ancora. Grazie a Travis Cohn, grazie a Mauro Zappi e grazie naturalmente a Paolo Bernardi e suo sabato sera. Tutto quello che non è stato detto qui lo leggete su sabato sera e poi noi ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci.